La riunione con i commercianti era stata organizzata per parlare soprattutto del centro commerciale naturale. Come avevamo percezione, abbiamo parlato prevalentemente di altro, temi che riconosciamo sono, sì, soprattutto legati alle attività del centro storico, temi che riconosciamo sono temi importanti per le attività che insistono nel centro storico e più in generale, perché abbiamo parlato di tasse e imposte, soprattutto legate alla TARES, e di parcheggi e di ZTL, su cui in qualche modo troveremo una soluzione nei prossimi mesi con tutti i soggetti interessati e non solo con i commercianti, perché dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti che hanno esigenze che a volte non sono esattamente le stesse dei commercianti e degli operatori, ma sulle quali cercheremo di trovare una mediazione, una soluzione anche temporanea per fare alcuni tentativi per rivitalizzare il nostro centro. Io non credo sia la ZTL, l'ho detto ieri sera e continuo a sostenerlo, che non sia la ZTL il problema del centro storico. Abbiamo cercato di agire in altre direzioni, nella giornata di ieri abbiamo incontrato le agenzie immobiliari per poter parlare con i proprietari dei fondi, con i proprietari degli immobili, perché vogliamo in qualche modo trovare un pacchetto di offerte per chi vuole insediarsi a San Giovanni, che parte anche dai prezzi dei fondi, dai costi d'affitto dei fondi. E poi abbiamo lanciato un'idea che è quella di far crescere a San Giovanni l'idea di un albergo diffuso, che è una struttura ricettiva che manca e che invece sfrutterebbe bene il nostro centro storico, a partire dal fatto che la Regione Toscana ha partorito a dicembre una legge in questa direzione. Se noi riusciamo a trovare un pacchetto di soggetti interessati, di proprietari di immobili interessati, potremmo andare in Regione e cercare di prevedere anche finanziamenti ad hoc per la costruzione dell'albergo diffuso, ma anche per una riqualificazione più complessiva e generale del nostro centro. Hanno richiesto un'altra volta l'apertura delle vie laterali? Sì, si è parlato soprattutto dell'allargamento degli orari di ingresso della ZTL, non solo per le vie laterali, anche per Corso Italia. Ora faremo una valutazione complessiva, ci siamo presi un mese di tempo per poter incontrare anche i residenti e cercare di trovare una soluzione. Siamo disponibili a parlare di tutto, non vogliamo sicuramente stravolgere l'impianto della ZTL, questo credo sia un'idea che è radicata anche nelle associazioni di categoria, perché quando ci siamo visti anche le associazioni di categoria sostengono la validità dell'impianto della ZTL, in consiglio comunale mi sembra che questa idea sia emersa ogni volta che abbiamo fatto la discussione. Potremmo pensare a soluzioni che in qualche misura però vanno anche incontro alle richieste che ci sono state fatte ieri sera. Grazie, signor.